Con questa simulazione fatta tramite il sistema AlgoDoom, abbiamo voluto determinare l'accelerazione di gravità a partire dalle oscillazioni di un pendolo. Per prima cosa abbiamo costruito un pendolo tramite questa funzione di AlgoDoom. Infatti, per prima cosa abbiamo costruito un'asta di forma rettangolare, dalla quale poi abbiamo potuto anche decidere la lunghezza, fissata poi nello spazio tramite un perno. Alla base poi abbiamo semplicemente fissato una pallina. Ed ecco qui che abbiamo appunto ottenuto il nostro pendolo. Dopodiché, infatti, abbiamo aperto un grafico tramite la funzione showplot che ci potesse indicare la velocità con la quale appunto il pendolo oscillasse. Abbiamo quindi premuto play. Il pendolo appunto ha iniziato a oscillare e il grafico ha iniziato a rilevare i vari dati. Una volta ottenuto un po' di dati, abbiamo fermato appunto le oscillazioni e abbiamo potuto vedere che il grafico appunto ha rilevato vari dati dei tempi di oscillazione. Però quelli significativi che servivano a noi era il tempo di oscillazione da lato a lato, diciamo. E perciò abbiamo semplicemente fatto la differenza, per esempio, tra il primo e il secondo. Tra il secondo e il primo, tra il terzo e il secondo e così via, per ottenere appunto il tempo di oscillazione da lato a lato. Dopodiché, ottenuti quindi 5 o 6 valori, abbiamo eseguito la media aritmetica per avere il tempo medio di oscillazione, il periodo medio di oscillazione. A questo punto, quindi, avendo tutti i dati, abbiamo potuto calcolare l'accelerazione di gravità tramite la formula 4 pi greco alla seconda per L fratto T alla seconda. E con la prima prova il risultato è venuto alquanto attendibile, però per sicurezza abbiamo fatto altre due prove e in tutti e tre i casi abbiamo avuto un esito positivo.